Ma se io seguissi il dottor Caizzi nelle sue domande, non sarei il capo della diplomazia italiana. Essere il capo della diplomazia italiana e comunque diplomatico in generale significa non diciamo ulteriormente articolare su queste questioni. Io penso davvero, ma al di là delle battute, davvero che abbiamo davanti dei problemi molto rilevanti. Abbiamo un inizio di anno dal punto di vista dell'economia globale molto difficile e quindi prendere delle decisioni sulle politiche economiche europee è assolutamente delicate. Abbiamo una situazione sul tema del terrorismo e le cose di cui abbiamo parlato oggi, che sulle quali non ritorno. Abbiamo il tema delle migrazioni in Europa, che anche con le decisioni, che anche se finora non messe in pratica, ma comunque annunciate da alcuni governi, rischia di diventare ancora più teso. E penso che il ministro degli esteri debba concentrarsi su questo. La Mogherini assolutamente ha delle posizioni su tutti questi temi che io condivido. Mo su tutti, diciamo in generale condivido. Stavo parlando di economia, immigrazione, eccetera. No, su questo non ho nulla da aggiungere. È chiaro che a Roma c'è un governo, si discute, ci sono problemi, ci sono sfide per l'Unione Europea. Abbiamo bisogno di tutto tranne che dobbiamo stare sui problemi e entrare nel merito. Per quanto riguarda invece la Libia, se ci si riferisce a, immagino ci si riferisca a un'intervista della ministra della difesa, che mi pare abbia detto le cose che innanzitutto è una intervista di un singolo ministro, ma immagino rappresenti le posizioni della Germania. Se le rappresenta, comunque è il linguaggio che usiamo da settimane tra paesi alleati sulla Libia, cioè se ci verrà richiesto siamo pronti a dare un contributo. E se questo sarà anche da parte della Germania, l'Italia ne sarà assolutamente compiaciuta. Però la premessa è sempre quella che abbiamo bisogno di un passo avanti ulteriore, che è in discussione in queste ore mentre ci parliamo a Tunisi, con la nascita di un governo che possa poi rivolgersi alla comunità internazionale avanzando delle richieste. E questa era anche la premessa da quello che ho visto delle agenzie della von der Leyen. Beh, l'ONU ha già fatto una risoluzione, se c'è una richiesta del governo è possibile appoggiare sul terreno della sicurezza le richieste del governo. C'è già la 2259 che lo... Le conclusioni sul Medio Oriente sono state rimesse in discussione da alcuni paesi, credo stamattina nella riunione del Coreper e anche in quella precedente delle 7:30, nel corso della riunione, mentre era in corso la riunione dei ministri, si stava lavorando per un testo condiviso e, se volete una mia previsione, ci si arriverà nel giro di una mezz'ora. Spero di non essere smentito tra mezz'ora, ma comunque lo saprete. Non so cosa dire, a me nessuno mi ha detto una cosa del genere. Io ho un continuo dialogo con le istituzioni sui problemi, penso che abbiamo un governo, un presidente del Consiglio, un ministro degli esteri, un ministro degli interni, un ministro dell'economia, a seconda delle questioni l'Italia è, diciamo, ha un governo nel pieno dei suoi poteri.
credo che l'obiettivo fosse in generale le rappresentanze diplomatiche occidentali della NATO e non direttamente l'Italia. Questa almeno è l'opinione della nostra ambasciata che condivide. La rivendicazione quindi è attendibile o è oggetto di verifica da parte vostra? Le rivendicazioni fanno sempre parte di un gioco politico che non è la prima volta, non sarà l'ultima, ma il fatto che venga rivendicato non significa che quello fosse l'obiettivo. Del resto il razzo era anche un razzo rudimentale, non tale da essere mirato in termini di differenze di qualche metro, secondo le informazioni che abbiamo. Quindi direi più un attacco contro la coalizione e target occidentali in genere che non contro l'Italia, il che non vuol dire ovviamente che non dobbiamo essere, come sempre, a Kabul attenti alle misure di sicurezza. Sono molte situazioni in cui in realtà non c'è proprio nulla di forma di lavoro autonomo se non una di quelle tante operazioni che è scaricare rischi di impresa appunto sul lavoratore, magari costringendolo ad aprire una partita IVA o altre forme di lavoro. Allora, il riordino delle tipologie dovrebbe mettere ordine al fatto che ci sia una trasparenza delle tipologie contrattuali e delle regole, ma poi c'è un tema che invece è: tu sei comunque un lavoratore. Non è che il fatto che tu sia autonomo non determina che sei un lavoratore e che non devi avere una condizione di diritti. Quindi questo è il senso quando noi diciamo che guarda a tutto il lavoro, è perché pensiamo che quelle distinzioni, che pure hanno anche senso giuridico, che riguardano per esempio versanti fiscali ed altro, non possono invece riguardare il fatto che c'è una disparità di diritti, perché sennò viene meno quei due principi che dicevo: libertà, dignità rispetto al lavoro. No, e non solo, ma siccome, no, i lavoratori sono anche cittadini, i diritti civili sono molto importanti anche per tutto il mondo del lavoro. Non a caso, come dire, lo slogan che ha sempre caratterizzato l'attenzione a come si considera il lavoratore in quanto cittadino è sempre stato quello della Carta Costituzionale che entra nei luoghi di lavoro, quindi non metteremo mai in contrapposizione l'attenzione ai diritti civili rispetto all'attenzione al lavoro, perché la disattenzione al lavoro è determinata dal fatto che non si ragiona più sul fatto che è il lavoro che crea la ricchezza, si è spostato non sui diritti civili, ma si è spostato sull'idea che è una delega in bianco alle imprese. Poi magari si scoprono le tante cose che regolarmente scopriamo, che gli investimenti sono crollati, che si sono spostati in finanza, che ci vendiamo tanta parte del patrimonio industriale del paese. Allora semmai la contraddizione sta lì, se si è persa l'attenzione al fatto che la produzione di ricchezza è quella che viene determinata materialmente dai lavoratori e dalle loro attività. Il diritto alla difesa è un diritto fondamentale democratico e quindi credo che sia assolutamente normale che se uno riceve un provvedimento, che sia nel pubblico o che sia nel privato, prova a difendersi, ma non è questo l'oggetto della questione, perché per come è stata proposta la questione è: non esistono le regole, d'ora in poi esisteranno delle regole per cui si può. No, quelle regole ci sono già, a me piacerebbe che il governo dicesse perché non funzionano. Perché allora, se uno scopre che le ragioni per cui non funzionano sono oggettive, discute anche come cambiarle, ma se no è una campagna, si chiama propaganda, si chiama, come dire, inventare una campagna per cui appare che tra i 3 milioni di lavoratori del pubblico impiego siano tutti nulla facenti e truffatori dello Stato, così si fa del male. Ma l'abbiamo detto in tutte le salse, l'abbiamo detto per Roma alla prima volta, l'abbiamo detto su Sanremo, l'abbiamo ridetto l'altro giorno. Non è che se lo diciamo tutti i giorni diventa vero, è vero perché l'abbiamo detto fin dalla prima volta. Così come con altrettanta nettezza abbiamo detto che se in un comune il 50% delle persone non vanno a lavorare, c'è un problema in più che non riguarda solo quelle, che riguarda cos'è l'amministrazione. Allora noi diciamo da lunghissimo tempo che c'è un tema di riforma e di qualità della pubblica amministrazione, che la contrattazione è uno strumento essenziale perché ci sia efficienza nella pubblica amministrazione, rilanciamo la sfida. Il tema è solo applicare delle norme che ci sono già e riuscire a applicarle, o il tema è anche come riqualifichiamo la pubblica amministrazione? Ci pare un obiettivo un po' più ambizioso da questo punto di vista, e ci pare che su questo invece il governo non ci sia.
Per cortesia, una domanda solo. Non abbiamo, lo sapete, l'ho discusso ai tempi, il congresso della CGIL l'abbiamo sempre discusso. Noi pensiamo che gli strumenti di sostegno al reddito siano degli strumenti che sono legati a delle condizioni concrete e che l'affermazione che il futuro welfare sia il reddito minimo garantito è una idea che al netto e al di là dei grandi temi sulla finanza pubblica e la tenuta del paese, in realtà non distingue rispetto ai redditi, non distingue rispetto alle prospettive e soprattutto sottrae a quella che noi crediamo debba rimanere la prospettiva, cioè che il tema è il lavoro alle persone, non la costruzione di un lavoro come privilegio di pochi. La grande contraddizione con questa stagione è sempre stata esattamente questa. Non a caso parliamo di ammortizzatori di continuità, non a caso parliamo di sostegno al reddito, ma continuiamo a pensare che l'obiettivo fondamentale, e per questo ripartiamo dal tema del diritto al lavoro, l'obiettivo fondamentale sia che le persone possano accedere al lavoro e che le politiche economiche siano funzionali al fatto che ci sia la creazione di lavoro. È la dimostrazione che è un problema che esiste, bisogna sensibilizzare i genitori e anche la società rispetto a una vicenda così grave come quella di Pordenone, che ha portato una ragazzina di 12 anni a tentare il suicidio per atti di bullismo. Dovrebbe essere un reato autonomo, come noi abbiamo richiesto nelle nostre proposte di legge, bisogna accelerare qui alla Camera esattamente come è stato fatto al Senato. Onorevole, ancora si parla di quarto e c'è il sindaco che ha detto ci sono le trascrizioni, avevo avvertito, Di Maio sapeva. Chi continua a dire che il Movimento 5 Stelle fosse a conoscenza di eventuali ricatti o minacce sta dicendo il falso. E basta guardare anche le intercettazioni che sono emerse fino ad ora e che usciranno, che confermano esattamente quello che abbiamo sempre sostenuto. Comunque non ci sono per ora almeno delle responsabilità accertate del sindaco, ciò nonostante voi l'avete voluta sfiduciare e non fa più parte del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco, nonostante avesse comunque rifiutato, resistito alle pressioni, per dare un segnale forte alle mafie, cioè per dire col Movimento 5 Stelle la mafia troverà sempre la porta chiusa, non otterrà mai nulla come non ha ottenuto neanche a quarto. Ma il tema dei diritti civili è un tema trasversale che è di grande rilevanza e sensibilità nella società italiana. Faremo una legge giusta, la faremo con equilibrio, la faremo con una discussione in Parlamento che servirà a costruire la legge migliore. Questo è l'intento del Partito Democratico, che sa che questo tema va approvato. Ci ha detto non è questa una priorità del paese? Renzi vive su Marte, le borse crollano, le banche rischiano, la gente cerca lavoro, di cosa parla? Di adozioni gay. La Lega è sempre stata e continuerà a essere assolutamente contraria a ogni ipotesi di adozioni gay. Il bambino, almeno quando nasce, ha diritto di conoscere la sua mamma e il suo papà. Piuttosto si rendano più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie in attesa. Spero che la smettano perché i problemi dell'Italia sono altri. La Lega sa. Ci siamo, fortunatamente la scelta è ampia, abbiamo il programma quasi completo sia per Milano che per Roma, i candidati ci sono, arriveranno, quindi non vedo l'ora di cominciare. La Lega è un insieme di cittadini che scelgono come vivere la loro comunità, ci saranno tanti leghisti, io personalmente sostengo l'iniziativa di quel giorno, per rispetto degli organizzatori non sarò personalmente in piazza perché non voglio metterci etichette, però ripeto, il Parlamento si occupi di lavoro, di tasse, di legge Fornero e la smettano con un tema che interessa poco e poche persone. Senta,
Telegraph, quindi il quotidiano inglese, aveva un'esclusiva, ha ipotizzato che la Russia fornisca dei soldi, finanzi partiti anti-europeisti, tra cui la Lega Nord. È una cazzata. Come si dice a Oxford, in tasca ho qualche euro e qualche lira, non ho rubli. Vado in Russia perché ritengo che le sanzioni contro la Russia siano demenziali e stanno danneggiando pesantemente l'economia italiana. E nei confronti dell'ISIS e dell'invasione islamica a cui stiamo assistendo, la Russia ha le idee molto più care di Renzi e di Alfano. Detto questo, ci vado gratis pagandomi il biglietto.